Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Questo pomeriggio abbiamo messo le ghirlande sulle ringhiere, sia questa che vedete alle mie spalle, però in realtà non si intravede niente, comunque sia questa in vetro che le scale con la ringhiera in ferro. Questo è il secondo anno che le mettiamo. L'anno scorso il lavoro è stato un pochettino più lungo perché dovevamo prendere la misura per ogni pezzettino di ringhiera che dovevamo andare ad addobbare. Mentre quest'anno, avendo trovato già tutto pronto, il lavoro è stato sicuramente molto, molto più veloce. Noi tra l'altro ci siamo anche divertiti tantissimo, abbiamo messo in sottofondo delle canzoni di Natale e in un'oretta neanche abbiamo fatto tutto. Abbiamo sporcato un sacco perché le nostre ghirlande sono innevate, quindi ogni volta che si toccano, comunque ogni volta che vengono posizionate, perdono un sacco di neve, quindi avevo il soppalco completamente sporco e anche le scale, ma il risultato alla fine secondo me è davvero troppo bello e ci sta in questo periodo addobbare anche la scala. Se anche voi avete una ringhiera in ferro oppure in vetro e volete prendere ispirazione, vi facciamo vedere anche come vanno, come noi le abbiamo installate, anche perché l'anno scorso me l'avete chiesto in tante. Nella ringhiera in vetro l'unica soluzione è utilizzare lo scotch, il nastro adesivo trasparente, è l'unica soluzione, non c'è altro modo. Non bisogna fare pezzi troppo lunghi perché altrimenti si vede sul vetro, ma neanche troppo corti perché altrimenti alla lunga non tiene e andrà a staccarsi. Una via di mezzo, e dopo però diciamo che si vanno un po' a camuffare andando a coprirle con i rami, quindi è molto semplice la cosa. Mentre invece sulla ringhiera in ferro abbiamo utilizzato le fascette, in questo modo abbiamo proprio fissato bene tutti i vari punti per far sì che le ghirlande restano lì per tutto il mese e mezzo più o meno che andremo a tenerle, e il risultato comunque è davvero molto bello. Con poco si arricchisce anche la scala. Noi non abbiamo messo palline o decorazioni varie, ma abbiamo lasciato la ghirlanda al naturale. Ma adesso non mi perdo più in chiacchiere, vi lascio alle clip che abbiamo registrato. Ed eccomi qui pronta e super carica, come vedete, anche perché di sottofondo c'era la musica di Natale, quindi ci siamo proprio date alla pazza gioia. La cosa bella quest'anno è stata che avevamo già le ghirlande pronte, come vi ho detto prima, e quindi è stato molto più veloce andare a posizionare tutto. Una volta individuate le ghirlande, siamo andati sulla ringhiera in vetro semplicemente a fissarle con dello scotch, un semplicissimo nastro adesivo, niente di particolare. Abbiamo fissato la ghirlanda in più punti, anche perché comunque una volta che poi la ghirlanda viene aperta, lo scotch non si vede, si va a camuffare, e devo dire che il risultato mi piace tantissimo. L'anno scorso l'avevamo anche abbellita utilizzando un po' di palline per l'albero di Natale e avevo messo anche delle lucine. Quest'anno invece abbiamo voluto lasciarle completamente spoglie, anche perché comunque sono molto belle, sono innevate e quindi già così fanno la loro figura. Per questo motivo abbiamo deciso di non mettere niente. Ovviamente siamo andati a coprire anche la ringhiera del soppalco effettivo e non della scala, e vista dal soppalco principale l'effetto è davvero meraviglioso, poi vi farò vedere. Ovviamente abbiamo fatto la stessa cosa anche su questa ringhiera, che essendo in ferro abbiamo fissato utilizzando le fascette come quella che vedete sulla sinistra, e in questo modo siamo andati a fissare la ghirlanda alla ringhiera e poi abbiamo tagliato la parte in eccesso. Anche in questo caso siamo andati a fissare in più punti così che le ghirlande restano ben fisse e non si muovono per tutto il periodo che andremo a lasciarle. In questo caso però abbiamo fatto soltanto la ringhiera che accompagna la scala e non quella che accompagna poi il soppalco ed il divano, anche perché lì mi è venuta un'altra idea: vorrei mettere delle lucine, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se potrebbero starci bene oppure no. Non vorrei che poi diventi troppo, quindi stavamo valutando un attimo questa cosa. Come vedete, tra l'altro, dal mio maglioncino e anche quello di Ste eravamo completamente innevati.
Una volta che le ghirlande erano posizionate, ho voluto provare a mettere il set di lucine che ho preso su Amazon. Questo set era quello che mi è avanzato dalle luci che ho messo sul balcone. Prima ho provato ad avvolgerle intorno alla ghirlanda sulla ringhiera in vetro, però poi al buio si vedevano ma non granché. Quindi le ho tolte e le ho avvolte intorno a questo palo che sorregge poi il soppalco più piccolo, proprio perché è stato costruito in un secondo momento. E devo dire che a me l'effetto piace tantissimo, quando tutte le luci sono spente e c'è acceso l'albero di Natale, queste lucine, c'è un'atmosfera davvero super magica. Ci ho messo un po' di tempo perché comunque la struttura è abbastanza alta, fortunatamente le luci sono abbassate, anzi in realtà sono anche avanzate, e come poi vedrete ho fatto più giri alla fine, quando poi sono arrivata alla fine ho girato più volte intorno al palo, però l'effetto secondo me è davvero meraviglioso. Se vi piace fatemelo sapere con un pollicino in su. E come ultimissimo step ho completato la ringhiera aggiungendo questa decorazione in legno. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, vi lascio anche in descrizione il link delle ghirlande simili alle nostre. Io le ho acquistate in un negozio l'anno scorso, però su Amazon ne potete trovare davvero di tante lunghezze, modelli, e quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta. Io vi lascio qui in descrizione qualche modello, qualche esempio. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, i prossimi vlogmas, vi mando un mega bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!